ragazzi, siamo qui con Manuel dei Chupacabras. Innanzitutto complimenti per la vittoria. Senti, ma mi sorge un dubbio, come mai questa, cioè, avete soltanto 10 punti, ora siete passati a 13, siamo diciamo a metà della classifica. E avete battuto comunque secondi in classifica. Quest'anno diciamo abbiamo avuto un po' di problemi, soprattutto infortuni, ragazzi che hanno altri impegni. Quindi ci viene un po' difficile organizzarci, però, e poi c'è il problema anche che c'è stata poca voglia in campo ultimamente, poi, quindi oggi diciamo, abbiamo messo più del dovuto, anche perché mancano gente importante, tipo Bruno, mancava Michael, quindi oggi abbiamo messo un po' di più tutti, e infatti si è visto il risultato, sono stati dei quadrati, compatti, facevano molto bene. Quindi secondo te per le prossime partite, anche quando torneranno questi elementi come Bruno e Alfred, cosa dovete fare, cosa dovete cambiare? Sicuramente dobbiamo partire sempre da questo spirito, poi non siamo dei fenomeni, quindi dobbiamo mettere sempre di più, sempre tanto fisico, tanta voglia in campo, perché dobbiamo sopperire le nostre carenze tecniche, ci sono, siamo umili. Ma secondo te potete puntare alla vittoria, cioè arrivare primi in classifica oppure? Sicuramente ci sono squadre messe molto meglio di noi, tecnicamente soprattutto. Poi comunque noi siamo sempre stati una squadra che tendenzialmente ogni anno abbiamo fatto sempre bene, quindi non vedo perché non possiamo arrivare in fondo se continuiamo a giocare sempre con questa voglia, con questo spirito. Ultima domanda, invece gli avversari come ti vanno? Ma i ragazzi sicuramente erano tutti molto bravi, specialmente un paio di elementi erano veramente tosti, sono stati molto bravi a contenerli, sono stati sempre attenti fino alla fine, però sicuramente sono una buona squadra, comunque sono secondi in classifica e questo si nota. Grazie mille, ciao ragazzi, ciao. Ciao ragazzi, siamo qui con Pierluigi dei Sinatra e Liberato. Oggi avete vinto 4-2, complimenti. Sì, fortunatamente ci siamo ripresi, è stato un periodo un po' così, però una vittoria ci sta sempre. Infatti, oggi che cosa c'è stato di diverso rispetto alle ultime partite? Ma forse appunto il fatto che abbiamo perso più partite consecutive, forse c'è stata quella carica in più che ci eravamo persi dall'inizio del campionato. Io comunque siamo su in classifica, quindi tentiamo di rimanerci. A livello di stile di gioco oggi cosa avete fatto comunque di diverso proprio nel concreto? Ma nel concreto siamo riusciti a realizzare più che altro, perché forse ci mancava quello, quindi abbiamo fatto un gol, questo è l'importante.
Va bene. Vuoi fare complimenti a qualcuno della tua squadra? Quella della mia squadra è Aragonese, numero 10, che in realtà è centrale, più forte di tutti secondo me. Ottimo. Invece sugli avversari che cosa mi vuoi dire? Come ti sono sembrati in campo? Molto, molto ben posizionati, l'unica cosa si arrabbiano senza motivo e rischiano di fare male, non c'è motivo in un campionato del genere, perché non siamo in Champions League. Va bene, ok, allora grazie mille, alla prossima. Ciao.